Buongiorno Fiorellini, buongiorno, come va? State bene? State bene? Vi siete vaccinati? Vi siete vaccinati? Sono in auto con il mio amico Steve. Saluta. Buongiorno, Steve. Ho detto anche Baffino. E poi c'è Francesco dietro. Allora oggi è domenica, siamo. No, è sabato, domenica domani. Siamo svegliati alle 7 perché avevamo il volo da Cagliari alle 9:25. Il volo è andato discretamente bene, anzi benissimo, devo dire. Il problema è stato poi adesso da Bologna per arrivare a Rimini, perché questa sera sono di corvée a Misano Adriatico, al Biblos, e il traffico va molto molto rilento qui, sia scendendo a Rimini che nella corsia che torna su a Milano. Per cui che preoccupazione per il ritorno domani verso casa. Ieri sera, neanche farlo apposta, è stata una bellissima serata, devo dire, a Cagliari, in un locale molto bello, si chiama Le Terrazze, proprio sul mare. Era una festa privata, in bianco, tutti in bianco, donne molto eleganti, molto belle, insomma. E poi la Sardegna, sappiamo, la Sardegna è la Sardegna, bellissima. Oggi invece, adesso qui, vedete, stiamo. Adesso siamo di nuovo in coda, ecco, vedete, tac, tac, vabbè, previsto arrivo verso le 13:30, bisogna armarsi di santa pazienza, sono i famosi incerti del mio lavoro, di cui ho tanto sentito il bisogno in questo ultimo anno, per cui adesso non ci provo nemmeno a lamentarmi di quello che mi succede, perché insomma, pazienza, anche se devo stare un po' in coda, sempre meglio che stare a casa a girarmi i pollici. E quindi ieri devo dire, appunto, siamo stati molto contenti e soddisfatti. Ho letto le solite notizie sul giornale, sempre permeate di pessimismo, di tragicità, ma questo è ormai abbiamo imparato a conoscere i nostri polli per quello che riguarda le previsioni, che sembrano anche farlo apposta, vogliono metterci tutti un po' con le spalle al muro, perché insomma adesso ormai agosto è tra 2 giorni e bisogna darci dentro col lavoro. Io ho un calendario fortunatamente ben messo, come si suol dire, e aspetto con ansia di capire cosa succederà, ma come abbiamo ripetuto più volte, ormai è molto più importante guardare le terapie intensive e i decessi che non il numero dei contagiati. Certo che, considerando che il 6 agosto devono darci qualche nuova informazione, abbiamo ancora tempo, 5-6 giorni, per correre ai centri vaccini e metterci a riparo. Quindi è un invito che vi faccio, spassionato, di occuparvi anche voi di questa cosa. Ah sì, Rudy si lamenta sempre che sono troppo vicino quando sono in auto. Allora, considerando che mi sono svegliato alle 7, che ho bevuto 2 caffè finora, ho il sospetto che andremo a fare una mangiatina leggera, leggera, cioè dei paccheri allo scoglio, mi dice Francesco, oppure in questo ristorante dove andiamo, che si chiama Yacht Club, no, vabbè, insomma, una roba del genere, a Rimini, centro yacht, non so, fanno delle piadine fritte piccoline, un bel vinello fresco e via andare. Adesso non vorrei però che qualcuno, come fa di come fate spesso, vero cari amici, mi dica, ma la cazzo te la spassi, sei sempre a mangiare, a bere,
Ma insomma, almeno questo, no? Ciao mamma, volevo salutarti. Volevo raccontarvi una storiella che mi è capitata anni fa. Allora, mi trovavo a New York ed ero andato, mi ero portato dietro un libro di Enzo Biagi dal titolo Il boss è solo, che parlava di Tommaso Buscetta. Sapete, ho fatto anche il film, eccetera. Un libro molto, molto bello di Tommaso. Allora, apro questo libro, sdraiato sul letto, mi trovavo all'Hotel St. Moritz. E il libro inizia così: l'Hotel St. Moritz è il mio preferito. Oh, porco cane. E io stavo all'Hotel St. Moritz, ma guarda un po', proprio lì dove Enzo Biagi andava sempre. E lì parte la storia, si dipana la vicenda. Va bene, scendo con l'ascensore per uscire, apro la porta dell'ascensore e chi ti trovo? Enzo Biagi. La vita strana.